Guarda le vicissitudini dei lavoratori di Bologna Fiere, cioè dal giugno del 2016, quando hanno iniziato a lottare per il proprio posto di lavoro, da quando cioè fu prevista una procedura di licenziamento per esubero ingiustificato, e i fatti e i bilanci soprattutto lo hanno dimostrato per 123 di loro. Scampato quel pericolo, grazie anche alle continue sollecitazioni del Movimento 5 Stelle, ci sono più e più atti a dimostrarlo, i lavoratori si trovano oggi di nuovo ad avere a che fare con scelte incomprensibili che stanno venendo avanti. Pochi giorni fa, infatti, il 12 novembre, Bologna Fiere ha comunicato con una lettera alle organizzazioni sindacali la decisione di cedere a ABF Servizi il ramo di azienda che gestisce le attività connesse alle manifestazioni, come allestimenti degli stand, organizzazione dei padiglioni. Quindi una esternalizzazione di fatto di servizi e personale. Una scelta già di per sé paradossale, stante il progetto di fusione in essere con la Fiera di Rimini, che dovrebbe invece portare a valorizzare questo capitale umano, che diventa una vera e propria beffa nel momento in cui viene effettuata in un momento come quello che stiamo vivendo, quello della pandemia, con tutte le conseguenze che si porta dietro anche per questo settore e che riguardano certamente anche la Fiera di Bologna, che però, per quanto ci riguarda, ha ancora la fortuna di vedere la maggioranza delle quote in mano pubblica, aspetto non rilevante rispetto anche al tema che stiamo trattando. Perché è immorale anche solo pensare, e vorrei poterlo escludere, e su questo, Assessore, chiederei due parole in qualche modo di smentita, che siano proprio Comune e Regione ad essere parte attiva in una manovra che sembra proprio messa in piedi per aggirare il blocco dei licenziamenti del Covid. Il tutto per poi esternalizzare quasi un centinaio di lavoratori che non saranno più dipendenti ma fornitori esterni. 100 lavoratori che sono in cassa integrazione da 9 mesi, a cui 2 mesi fa esatti è stato disdettato il contratto integrativo e che oggi si trovano a dover subire ancora questa tegola che è caduta ancora una volta sulle loro teste. Il passaggio si chiude in 24 giorni e lei, Assessore, lo sa sicuramente meglio di me cosa implica un'esternalizzazione, e non importa che glielo ricordi io. Quindi le chiedo quali siano le ragioni che hanno portato Bologna Fiere, ente appunto di cui la Regione è socia e dei quali i soci pubblici detengono la maggioranza delle quote, ad inviare proprio in questa fase pandemica la comunicazione di procedere alla cessione di ramo d'azienda con il passaggio dei lavoratori a BF Servizi, precisando le implicazioni rispetto al processo di fusione e, cosa importante, se intende intervenire nelle sedi opportune affinché questa decisione venga ritirata. Io utilizzo invece Non penso che ci sia dietro niente e non deve esserci dietro niente. A me sembra un'operazione che sta ovviamente nella discussione dell'autonomia di un CDA e ovviamente nell'autonomia dei lavoratori che tramite le loro rappresentanze ne danno la valutazione. Bologna Fiere Servizi è proprietà al 100% di Bologna Fiere, anzi è una società che a sua volta è un gruppo, nel senso che detiene altre partecipazioni al suo interno. Si occupa prevalentemente di servizi di allestimento, fornitura di servizi, nonché beni immobili ed attrezzature per fiere, mostre, convegni e manifestazioni di qualsivoglia genere, ivi inclusi i festival, concerti, eventi sportivi e culturali, eccetera, nonché preposta al coordinamento delle attività legate dall'information technology per l'intero gruppo societario. Nel 2019 ha fatturato per questi servizi 50 milioni. Quest'anno, a causa della pandemia, il fatturato si chiuderà a 15 milioni. Di questi 15, solo 3 sono per allestimenti fieristici, dato che le fiere sono state per lo più ferme, non ho bisogno di elencarne le chiusure. I restanti 12 sono su allestimenti esterni al quartiere fieristico e quindi derivanti da una diversificazione dell'attività stimolata dalla pandemia. L'operazione realizzerà in questo senso, cioè in un periodo di pandemia, anche una migliore allocazione delle risorse verso attività che si possono svolgere. In realtà è un'operazione di potenziamento che sta a mercato, non solo sulle fiere, proprio per dare una risposta anche alla tenuta occupazionale e alle garanzie di quei lavoratori. Le ragioni
cessione risiedono esclusivamente in una scelta organizzativa dettata da logiche industriali, anche al fine di rispondere alle problematiche legate al drammatico calo delle attività fieristiche a seguito dell'emergenza sanitaria in corso. L'operazione consentirà di concentrare in un unico polo tutte le attività connesse alla gestione delle sedi fieristiche, quali la gestione dei servizi dedicati agli espositori, la SAFIT e Security, la vendita dei servizi agli espositori e il coordinamento delle attività del quartiere. Concentrazione che non solo risulterà vantaggiosa per l'intero gruppo societario, posto che consentirà di ottimizzare il livello dei servizi resi, di accrescere la capacità di pianificazione e controllo dell'attività e di generare sinergia tra le sedi del gruppo, ma soprattutto permetterà di sviluppare nuove opportunità di business e quindi di garanzia dei livelli occupazionali in un momento così difficile per la società. Bologna Fiere Servizi sarà quindi in grado di fornire autonomamente tutti i servizi inerenti alla gestione di un evento, sia in favore della società del gruppo, sia in favore di soggetti terzi, nonché in relazione ad eventi in settori diversi da quello delle manifestazioni fieristiche. Questo è il cuore della discussione. L'operazione di cessione del ramo di aziende infragruppo è stata approvata all'unanimità dal CDA, che ha attivato la procedura ai sensi di legge. Prima dell'entrata in efficacia dell'operazione è stata fatta la comunicazione alle organizzazioni sindacali. Per effetto della comunicazione, questo mercoledì si tiene la prima seduta con i sindacati per arrivare entro 10 giorni a un possibile accordo. Ovviamente l'intera operazione si svolge in un quadro di assoluta garanzia per i lavoratori interessati, che non subiranno nessuna modifica della propria retribuzione. Manterranno il monte ore complessivo 1.000 ore, indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate, e tutti i restanti diritti, quali ad esempio i 37,5 giorni di ferie all'anno. Pertanto, ai fini della trattativa, le garanzie date ai lavoratori sono sinteticamente le seguenti. 1. Nessuna riduzione degli organici. 2. Nessuna riduzione delle retribuzioni. 3. Garanzia di riassunzioni in Bologna Fiere in caso di fallimento di Bologna Servizi, pur essendo una società al 100% di Bologna Fiere. C'è ovviamente l'aspettativa di raggiungere un accordo, ovviamente siamo rispettosi, penso dobbiamo esserle tutti, delle autonomie delle parti nello svolgere il confronto previsto sulla scelta di politica industriale del gruppo, e permettetemi, se devo dare una preoccupazione, la mia preoccupazione non sta intanto in questo confronto, in questa soluzione, ma sta più nella delicata soluzione della tenuta delle tante piccole imprese, di quei lavoratori che stanno sul sistema della filiera, così come prima abbiamo accennato. Grazie. Non sono assolutamente soddisfatta della risposta, non saprei neanche da che parte cominciare a rispondere, nel senso che, assessore, sembra una decisione presa da lei e dalla Giunta, come dire, ha difeso a spada tratta quello che Bologna Fiere sta facendo, e mi dispiace, ha parlato di logiche industriali, quindi i lavoratori sono vittime di logiche industriali. Certo che la fiera se ne avvantaggerà, non avevamo dubbi su questo, come dire, non importava neanche ricordarcelo, e non credo ci si possa nascondere dietro inglesismi vari, cioè non ci sono giustificazioni a quello che si sta facendo, come dicevo, a maggior ragione visto che si sta andando verso la fusione con Rimini, quindi è totalmente incomprensibile, soprattutto se fatta questa operazione in un momento come questo, quello della pandemia, con tutto quello che hanno già subito questi lavoratori. Trovo allucinante anche dire che adesso li spostiamo a ABF Servizi, poi se per caso dovesse fallire allora li riportiamo dentro la fiera, teniamoli dentro la fiera e basta, cioè, altrimenti davvero le ragioni dal mio punto di vista sono molto chiare del perché si sta facendo questa operazione. Mi stupisco sinceramente che sia una manovra difesa con così tanto calore. Quello che a me sembra invece è che si stia portando avanti le intenzioni che erano già
erano già in essere dal 2016, lo si fa attraverso altri modi, ma si va sempre lì, cioè i lavoratori sono considerati una zavorra. Questo ce lo dobbiamo dire, sono una palla al piede di cui bisogna liberarsi. E allora, ieri vi hanno anche inviato una lettera in cui vi chiedono quale sia il modello di lavoro che volete portare avanti. Lo dico perché la fiera, torno a ribadire, è in mano a soci pubblici e come Regione io credo che abbiate il dovere di fare pesare il fatto che abbiate, come dire, un ruolo non indifferente all'interno della società di Bologna Fiere. Purtroppo però, da quanto capisco e mi sembra molto chiaro, non volete esercitare alcun ruolo in questo senso.